Un giorno Rapunzel stava camminando nella foresta e vide un fiore molto interessante. Guarda, Clapsy! Non ho mai visto un tale bel fiore prima. Clapsy, eccitato, è saltato fuori dai capelli e si è posato sul fiore e lo annusò. In quel momento il colore del fiore cambiò dal rosa al nero. Aprì la bocca e inghiottì Clapsy nel nulla. Clapsy! No! No! Rapunzel cercò di trattenere Clapsy, ma non riuscì a farlo. Prese il gambo del fiore e iniziò a tirarlo. Lì si rese conto che era collegato ad un tubo che si estendeva nel sottosuolo. Che cos'è questo tubo? Dove è andato alla deriva, Clapsy? Rapunzel iniziò a muoversi nella foresta seguendo la traccia del tubo. Nel frattempo, la strega cattiva Camilla era felice di guardare ciò che stava accadendo nel suo globo magico. Eccolo! La migliore amica di Rapunzel sarà presto nelle mie mani, Brumi! Camilla si trovava di fronte al suo magico piano del labirinto e guardò Clapsy farsi strada attraverso i tubi confusi verso la sua torre. Quando Rapunzel verrà a salvare la sua amica, le taglieremo i capelli e li getteremo in questo calderone, Brumi! Infine, il tubo davanti a Camilla iniziò a vibrare. Camilla aprì il palmo della mano davanti al tubo e in pochi secondi Clapsy cadde nelle sue mani. Aiuto! No! Lasciami andare, strega cattiva! Lasciami andare! Camilla mise subito Clapsy in una magica scatola di vetro. Questa scatola era insonorizzata, pertanto nessuno poteva sentire Clapsy, né Clapsy poteva sentire un suono dall'esterno. Rapunzel camminò tutto il giorno per seguire Clapsy. Dov'è la fine di questa strada? Dove finisce il tubo? Stava per sedersi su una pietra per riposare. Quando guardò attraverso gli alberi e si rese conto che la strada conduceva alla torre di Camilla. Questa torre? Oh, non è possibile! Dobbiamo essere caduti nella trappola della strega cattiva Camilla! Rapunzel scavò rapidamente il terreno, tirò fuori una parte del tubo e lo divise in due. L'altra estremità di questo tubo conduce alla torre di Camilla. Estrasse 5 semi di edera dalla tasca. Li gettò nel tubo affinché i semi crescano rapidamente, fece gocciolare l'acqua curativa che aveva portato con sé. I semi hanno iniziato a crescere rapidamente nel tubo con l'acqua. Camilla, con i suoi piani insidiosi nella sua torre, non era a conoscenza dell'edera. Quando ruberò i capelli di Rapunzel, non avrò bisogno di un fermaglio per capelli come te! Non è vero, Brumi? Mentre Camilla faceva arrabbiare Clapsy, si cominciarono a sentire strani rumori dal tubo del labirinto. Notando il rumore, subito Brumi cercò di avvertire Camilla. Ma la strega cattiva Camilla non diede attenzione alla sua scopa. Ma signora mia, questo suono è molto spaventoso! Succederanno cose brutte, molto male. Brumi, Brumi, mia vile scopa. Il suono che si sente può essere solo la mia bella risata. In quel momento, lunghi rami di edera cominciarono a spuntare rapidamente dall'estremità del tubo della torre. Camilla non poteva credere ai suoi occhi quando vide l'edera. I rami si moltiplicarono così velocemente e densamente che hanno coperto l'intera stanza in poco tempo. Camilla cercò di salire sulla scopa e fuggire, ma venne rapidamente catturata dai rami. Oh! Aiuto! Non riesco a liberarmi dall'edera! Oh! Lasciatemi andare! Rapunzel osservò la torre da lontano e vide crescere l'edera dal tubo magico del labirinto traboccante e dalla finestra della torre.
Ce l'ho fatta! L'interno della torre deve essere stato completamente ricoperto dall'edera. Ora posso salvare il mio amico Clapsy! Rapunzel si avvicinò all'edera sulla torre e attraverso i suoi lunghi capelli dorati, come una corda attraverso la finestra, si arrampicò tenendosi ai propri capelli. Mentre Camilla era legata all'edera, vide entrare Rapunzel e allora capì tutto. Rapunzel! Oh, vi prego, salvatemi dall'edera! Prometto di non toccare i tuoi capelli! Non ti credo, Camilla! Avete fatto un grande male rapendo il mio amico Clapsy! Non si possono mai separare i veri amici! Nel frattempo, Clapsy, intrappolato nella scatola di vetro, stava chiamando Rapunzel, ma non riusciva a far sentire la sua voce. Rapunzel si guardò intorno, ma non riuscì a trovare il suo amico Clapsy. Clapsy! Clapsy, dove sei? Non riesco a trovarti! Rapunzel ha infine gettato i capelli nell'edera. I suoi capelli biondo oro si aggiravano tra i rami e finalmente trovarono Clapsy. Ma Rapunzel non riusciva a capire come aprire questa scatola magica di vetro. La strega cattiva Camilla invece riuscì a sbarazzarsi dell'edera grazie alle sue magiche forbici. Piano piano si avvicinò a Rapunzel per tagliare segretamente i suoi capelli. L'edera la catturò di nuovo e la avvolse questa volta ancora più stretta. Che succede? Lasciatemi andare! Oh, ho fallito di nuovo! Rapunzel, i tuoi capelli d'oro saranno miei un giorno! Oh! Rapunzel e Clapsy erano finalmente liberi dalla torre ricoperta da edera e dalla strega cattiva Camilla, grazie ai forti capelli di Rapunzel. Tuttavia, Clapsy era ancora imprigionato dalla scatola di vetro. Rapunzel giunse rapidamente sul posto dove si trovava il fiore nero. Questa volta il fiore era rosa, mentre Rapunzel si avvicinava. Guarda, Clapsy, il fiore è tornato alle origini poiché non ha più i tubi. Forse ora potrebbe aiutarci. Rapunzel si avvicinò al fiore con Clapsy, con la scatola di vetro. In quel momento una luce rosea riempì intorno. La scatola di vetro si fuse con la luce emanata dal fiore, liberando così Clapsy dalla scatola in cui era intrappolata. Oh, che bello! Sono salvo! Sono salvo! Grazie, Rapunzel! Grazie a te! Come il fiore rosa si è liberato dall'incantesimo maligno, brillava luminosa su questi due cari amici. Da quel giorno in poi, Rapunzel e Clapsy compresero che le loro amicizie formate con amore possono superare qualsiasi male.